Bene, siamo live. Benvenuti a tutti quanti voi che ci seguite da Facebook. Vedo che cominciano ad agganciarsi delle persone. Come al solito vi chiederei la cortesia di scriverci qualcosa, intanto di scriverci se si sente, perché così siamo certi che non stiamo parlando da soli. Che pure è successo in queste dirette, quindi diciamo se ci aiutate da questo punto di vista è una vera benedizione. E, siamo in diretta sulla pagina Facebook dell'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani della PEI e siamo in diretta in contemporanea sulla mia pagina Facebook, la pagina Al Centro la Pedagogia con Gian Vincenzo Nicodemo. Chiederei, insomma, magari se ci date qualche feedback, queste 10 persone che ci sono, non so chi c'è, insomma, magari nel frattempo che si agganciano anche altri. Oggi parliamo di difficoltà di comunicazione connesse con la mascherina per le persone sorde e anche nella Allora, nostra attività di educatore di scusami pedagogia. Gian Vincenzo, Dimmi, Rob. Giovanni Scafati chiede, gli devo mandare un messaggio un attimo, perché siccome è una persona sorda, ho bisogno di comunicare la scrittura. Sì, naturalmente, essendo in particolare questo un evento che ha a che fare con la comunità sorda, però vedo che nessuno ci commenta. Ci stanno ascoltando? Ci state ascoltando? Ci sentite? L'ho Dateci invitato a qualche commento. cliccare sul link. Benissimo. Allora, evidentemente, intanto ringrazio Roberto Cesarano che è qui con noi e che ci sta facendo da interprete in questa prima fase. Dopo, diciamo, si scambia con la collega, con Antonella Dimoli che è dietro le quinte, che voi non potete vedere, ma io sì. E quindi con loro ragioniamo con tutte gli ospiti di oggi, ragioniamo delle questioni che riguardano. Ecco qua. Sta arrivando qualche commento. Benissimo, si sente. Allora, ragioniamo delle questioni, appunto, dicevo prima di un fatto, e cioè che quando si usa la mascherina, quando si sta con la mascherina, questa può diventare una barriera di comunicazione insormontabile rispetto alle persone alle persone con problematiche uditive, sia chi ha una condizione di ipoacusia, sia chi è proprio sordo profondo. Allora, di fronte a questa questione che riguarda molti di noi, moltissime persone, parliamo di 5 milioni in Italia, per coloro che hanno problematiche di ipoacusia e alcune centinaia di migliaia di chi è proprio sordo profondo, evidentemente c'è bisogno di trovare una soluzione. Noi ne abbiamo parlato in una diretta la settimana scorsa e adesso abbiamo un approfondimento e proviamo ad introdurlo. Per esempio, mi piacerebbe dare la parola a Vincenzo Mosca. Vincenzo è presidente di un'associazione disabili qui in provincia di Napoli. E Vincenzo, nella tua esperienza, come è stata la situazione per quanto riguarda l'uso della mascherina? Perché immagino che quando si va in farmacia, piuttosto che quando si va al supermercato, oppure quando si va al comune, si possono incontrare delle grosse difficoltà. Ecco, allora qual è la tua esperienza dell'uso della mascherina e del fatto che la mascherina diventa una barriera di comunicazione. Sì, rispondi. Ok, Ho capito. buongiorno, piacere di conoscermi. Man mano ti aspetti con me. Il mio nome segno è Mosca. Già ho sempre avuto difficoltà perché ogni volta che interagivo con gli altri, con l'uso della mascherina, non c'è comunicazione.
dovuto abbassare la mascherina e fargli capire che l'unico modo per comunicare è abbassarsi la mascherina. Però io non accetto questa mia richiesta. Solo alcune persone che mi conoscono scaricano il problema e si abbassano la mascherina e finalmente posso interagire con loro. Allora, infatti, mi è capitato di andare in farmacia a comprare la medicina, quindi per acquisti importanti, e quindi per evitare incomprensioni. Mi metto a distanza da un metro, cerco di far capire che abbassare la mascherina per comunicare in quell'attimo per dire cosa serve. Invece mi è capitato, nonostante ciò, a distanza, abbassare la mascherina, molte volte dicevano: no, tu sei pazzo, non ti permetti di abbassare la mascherina, neanche io la voglio abbassare. Gridano, ma io non ti sento, è inutile che gridi. Loro si chiedono che alzando la voce possa capire, invece non è così, ci sono tante difficoltà. L'ideale è trovare qualcosa di trasparente, che non sia una barriera alla comunicazione, mascherina, che non sia una barriera alla comunicazione. Grazie. Bene, Vincenzo, molte grazie. Questa difficoltà è una difficoltà diciamo che non è soltanto diciamo, di coloro che leggono il labiale, ma è anche di, per esempio, legata anche all'uso della LIS. Per esempio, c'è bisogno di c'è bisogno della possibilità di vedere il volto. E magari riguarda anche gli ipoacusici, no? Coloro che ascoltano, coloro che hanno difficoltà a sentire. Ti Sì. sembra che sia così? Insomma, Allora, è molto ampio questo problema. dice che il problema ci sta. Certamente la LIS aiuta con il labiale, indubbiamente è da supporto. Anche con la LIS noi utilizziamo il labiale e la lingua dei segni. Questo voleva dire. Tutte e due. Io appoggio la tesi. Perfetto, molte grazie. Allora, a Marco Viola invece chiederei un'altra cosa. Intanto saluto Giuseppe Sclafani che adesso non lo vedete, ma è dietro le quinte, dopo interviene e lo voglio salutare. Roberto, per favore, fai in modo che lui sappia che sappiamo che c'è. Invece a Marco Viola è un ricercatore di filosofia della scienza dell'Università di Torino. Su queste questioni ha prodotto dei materiali online molto interessanti e poneva un problema che è ancora più ampio e che secondo me riguarda molto il nostro essere pedagogisti ed educatori, perché noi della comunicazione facciamo una professione, no? Cioè noi sono tutte le professioni che hanno un elevato incidenza comunicativa, ecco, hanno un problema serio dall'utilizzo della mascherina, perché il volto è una componente essenziale della relazione, della comunicazione e quindi della relazione. Allora, mi piaceva provare ad introdurre quest'altro aspetto, cioè che tu avevi sottolineato, e cioè attenzione, guardate che la mascherina è un danno enorme, evidentemente, una barriera insormontabile per le persone sorde, ma è un problema anche per altri. Sì, ti ringrazio. Beh, fatta la premessa che mi sembra dovuta e sacrosanta, che se anche fossero, non dico 5 milioni, ma 2 le persone con difficoltà, con impossibilità di comunicare oralmente, quello già in un paese civile di diritto sarebbe una motivazione sufficiente per porsi il problema di una comunicazione di una mascherina. Ma non sono così le cose. Questo non è il problema solo per una minoranza di sordi, anche se per loro è ovviamente più grave, ma lo è per tutti noi. È abbastanza noto, che il volto è un canale di comunicazione non verbale. Non è l'unico, è probabilmente però il principale. Le emozioni, non lasciano indifferente il volto. Il volto è utilizzato per dei segnali intenzionali, il volto fa trapelare emozioni in modo non intenzionale. C'è un dibattito acceso in psicologia e in neuroscienze su come il volto sia un canale di comunicazione.
quello che ancora manca quasi del tutto è una riflessione, che però ci toccherà, temo, perché le mascherine faranno parte della nostra vita, su come, su quanto la comunicazione verbale sia spezzata. Io ieri notte mi sono incaponito, ho cercato la letteratura scientifica, che per fortuna è poca, se no mi vedevate con due occhiaie così, e la poca letteratura che c'è suggerisce che sono soprattutto le emozioni di positive, e sono soprattutto le emozioni che dipendono molto dal sorriso, che è veicolato in particolare dalla regione orofacciale, che sono disturbate dalle mascherine. Ora, ve la metto in maniera semplificata, un po' provocatoria. Noi saremmo comunque un po' capaci di riconoscere la paura nelle persone con la mascherina, ma non un sorriso. Infatti l'ispirazione per andare a fare ricerca su questo tema me l'ha data un'infermiera di cui parlo nel video, che dice: sono nel reparto Covid, volevo salutare dei pazienti e fargli un sorriso, ma questi non vedevano la mia espressione. Ci sono delle ricadute nell'ambito sanitario che sono state esplorate a Hong Kong. A Hong Kong hanno conosciuto la SARS, il primo giro, il fratello meno violento a livello mondiale di questo coronavirus, e quindi la mascherina è diventata una prassi abbastanza quotidiana. E hanno scoperto che i medici, diciamo, della mutua che mettono la mascherina sono percepiti come meno empatici. Quindi è in ambito medico, è in ambito pedagogico, ma in tutti gli ambiti della comunicazione, siccome l'OMS si aspetta che le mascherine saranno un gadget standard per il nostro volto, è importante e urgente che riflettiamo su come minimizzare questa barriera, perché se no, anche quando finirà il distanziamento sociale della distanza, che okay, quando finirà il distanziamento fisico, avere mezza faccia coperta potrebbe significare che il distanziamento sociale continuerà, e continuerà anche quando saremo vicini a un metro. Quindi con dei colleghi psicologi io sto riflettendo su come, su quanto le mascherine trasparenti e su possono migliorare questa comunicazione e su come devono essere fatte, perché ci sono delle questioni di dettaglio che andranno studiate. I muscoli zigomatici sono importanti o no? Vanno lasciati dentro o no? È presto per dirlo, però è già tardi per iniziare a domandarselo. Invito chiunque abbia un interesse a sollecitare anche la comunità scientifica a porsi questo tema. Sì, no, veramente, io sono veramente sconcertato al pensiero che domani mattina, insomma, io stesso già ho ricominciato a lavorare, io sono un educatore professionale, lavoro dentro un ente locale, e la relazione ne viene, diciamo, necessariamente modificata in maniera radicale. Questo un po' mi sconcerta proprio, insomma, è necessario che troviamo una soluzione. Tra l'altro c'è un commento che vi leggerei, che viene da Sara Ferraioli, che è questo: dice, sarà lungo il periodo che indosseremo la mascherina, condivide il tuo ragionamento Marco, trovo che questa proposta sia l'unica soluzione per non emarginare le persone con questa difficoltà. Certo, c'è un problema serio legato a questo tipo alle persone con difficoltà uditive. Bene, allora farei uscire, nel senso che escono soltanto per un attimo, vanno dietro le punte Vincenzo e Marco, e faccio entrare Antonella Dimoli e Giuseppe Sclafani. Un attimo solo, adesso escono Giuseppe Mosca, che ci saluta. Buongiorno. Mi saluta. Giuseppe ci saluta. Giuseppe. E chi deve ancora uscire? Marco. Aspetto, molte grazie. Ok. Naturalmente loro rimangono a disposizione, perché noi, sulla base del, dopo questo primo giro di domande che abbiamo preparato, ci mettiamo, proviamo ad entrare in comunicazione con voi attraverso le domande che arrivano dalla chat di Facebook, e con quella proviamo a ragionare su queste tematiche che stiamo introducendo con questo primo giro di domande. Comincerei con Roberto. Roberto
ci saranno interpreti LIS, un educatore professionale socio-pedagogico, e insomma, in questi giorni nascono diverse esperienze un po' di tipo artigianale rispetto a questa cosa della mascherina. Per esempio, in questi giorni a Napoli un'associazione ha prodotto un centinaio di mascherine, le ha diffuse. Evidentemente 200 mascherine non sono una goccia nel mare, perché appunto ne serviranno 20 milioni, chissà, insomma, quantitativi enormi, e quindi però sono segnali. Allora, e Roberto ha fatto una cosa del genere che mi era piaciuta molto, perché funziona come modalità di comunicazione. Ha prodotto una mascherina di plastica e l'ha insomma, messa, insomma, ha fatto un messaggio in cui si dice: signori, c'è un problema, e una mascherina non può essere una maschera che blocca la comunicazione. E allora adesso chiederei adesso ad Antonella e Roberto di invertirsi nel momento in cui interpretano, e a Roberto di raccontarci com'è andata questa cosa. Il video è andato molto bene, ma Roberto sta continuando ad utilizzare questa mascherina trasparente che si è fatto, e no, insomma, mi piacerebbe sapere com'è la cosa, insomma, si appanna, insomma, come sta funzionando la relazione con le persone, com'è, tu sei udente, che ci sei, se ci vuoi dire su questo. Ok, praticamente questa idea è nata più per necessità, in quanto uscendo e incontrando amici sordi e poi anche per dare l'idea. Quindi ho dovuto trovare subito una soluzione, qualcosa che mi possa comunicare, obbligatorietà di indossare qualche dispositivo personale, quindi questo dispositivo protettivo. Vedendo dalle idee americane, anche Antonella, perché non male, l'abbiamo presa stesso per il della mia. Antonella intelligentemente ha pensato già di brevettare per essere più incisiva, mettere nero su bianco. Io invece l'ho vista più come esigenza, non ho pensato di pensavo che vabbè, ci sta questa difficoltà, il governo già prende posizione, ma non vedendo che prende posizione, ho dato i commenti ad Antonella. Grazie Antonella, tu stai prendendo posizione decisiva, cioè mettendo nero su bianco su questa difficoltà. Pensavo, vabbè, ho questa difficoltà, cerco di rimediare il più possibile. Poi il governo fa la sua parte. Invece ancora oggi nel governo e nelle grandi aziende stanno facendo la loro parte. Allora a questo punto cerchiamo noi di fare gruppo e di portare avanti questa idea. Certo, la mascherina, quella che ho creato io, ha i suoi limiti, indubbiamente. Però riesco a risolvere il problema di comunicazione facendo, nel senso che invece di indossare la mascherina classica e sono costretta ad abbassarla, io con quella trasparente la posso indossare per breve periodo, però riesco, la sua funzione la fa appieno, perché in realtà quelle mascherine, pure quelle monouso, principalmente non sono né FFP2 né FFP3, quindi lo scopo principale è quello di non arrivare, cioè di salire all'interlocutore. Quindi non serve tanto per me, ma serve per chi interagisce con me, che io non possa contagiare il prossimo. Queste, la maggior parte delle mascherine sono queste. Le FFP2 ho saputo infatti che hanno la valvola e funziona bene o male, che hanno la valvola non in uscita, in entrata. Vuol dire che praticamente l'FP2 ti protegge se stesso, ma non protegge il prossimo. Invece l'FP3 protegge sia se stesso che il prossimo. Facendo ricerche ho scoperto che cosa significava questi codici. Quindi le mascherine base classiche servono per non proteggere il prossimo e non tanto se stesso. Anche perché noi abbiamo sempre gli occhi scoperti, quindi rispetto agli altri dobbiamo fare sempre attenzione e mantenere la distanza. Sì. Ok, quindi diciamo tu ne hai trovato un beneficio, certo, però non è ancora
non so come devo dire, non è un prodotto che così com'è sarebbe commercializzabile, nel senso che è un appunto non è una mascherina che ha la sua, che ha quelle, che risponde a quei caratteri internazionali che facevi, cui facevi riferimento tu, e non ha la caratteristica di essere, insomma, e chiaramente questo fatto che si appanna può essere una difficoltà. In questo, vai. Fa convenza, sembra un po' estraneo che c'hai sul volto, per quanto puoi tenere, ma pure le altre mascherine per tenere tanto tempo diventa stancante indossarla, specialmente con l'avvento dell'estate, qualsiasi mascherina risulta impegnativa indossarla. Sì, è vero, certo. La mascherina quella in plastica è un foglio di plastica che sul volto. Esco dalla spesa, per questo volentieri tocca asciugarla, tirare igienizzarla. Su questo è una soluzione abbastanza pratica. Asciugo e disinfetto, igienizzo e la rindosso. Però devo avere l'accortezza di non incontaminare poi la mascherina quando la vado ad asciugare e pulire. Se Mm, indossi, certo. tolgo i guanti, mi disinfetto prima le mani e poi tocco la mascherina. Sono tanti passaggi che dovremmo vivere con questi passaggi. Quello che si Certamente. fa prima di andare a mangiare, ti lavi le mani, igienizzi, noi lo dovremmo fare continuamente, ogni volta prima di toccarci il volto. Sono tutti adempimenti che dovremmo riflettere. Ok, Riflettere grazie. prima di fare e poi farli. Bene, intanto chiederei adesso di invertirvi, Roberto e Antonella, perché farei una domanda ad Antonella di Imoli. L'altra volta, Antonella, tu non lo sai, l'altra volta tu non lo sai, abbiamo una diretta come questa. C'era certamente Roberto e anche Vincenzo Mosca, che c'era anche oggi, e discutevamo della questione della mascherina. E in quell'occasione è emerso appunto che il fatto che tu avevi introdotto realizzato il prototipo che ci hai detto. Allora, e quindi niente, insomma, in quell'occasione abbiamo pensato di chiamarti perché ci è sembrato una cosa molto interessante. Poi insomma, abbiamo avuto occasione di parlarne prima di questa diretta. E intanto ti chiederei a che punto è il prototipo. Quello è stato brevettato credo all'inizio aprile Marzo. il sistema, all'inizio marzo? Sì, subito. Allora, Ah, 20. perfetto. È stato brevettato all'inizio marzo e tu da subito hai cominciato a cercare dei produttori. Com'è andata? Com'è stata Allora, la cosa? io sono un'assistente all'autonomia e alla comunicazione nella mia città. Seguo un ragazzo sordo, al primo anno delle scuole superiori, frequenta il liceo artistico. E così dal primo giorno della chiusura delle scuole, quando ancora, almeno giù al sud, non avevamo capito bene la gravità, non avevamo capito bene cosa stava succedendo, però per chiudere le scuole c'era qualcosa di strano e addirittura qualcuno già parlava a scuola di eventuale riapertura a settembre e con le mascherine. Mi è sembrato strano. Perché so cosa significa lavorare con i sordi e soprattutto a scuola. Il ruolo dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione è diverso dal ruolo di interprete. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione deve fare di tutto per farsi capire dal ragazzo o dalla ragazza che segue. E devi usare tutto, soprattutto con i sordi. Alcune volte poi erroneamente si pensa, dice, beh, ma comunichiamo con le mani. Ma a parte seguire il labiale, c'è la componente non manuale, il famoso quinto parametro. Per chi studia la lingua dei segni conosce bene che la lingua dei segni si basa sui quattro parametri fondamentali che sono della mano, la configurazione, l'orientamento, il luogo, il movimento. Ma c'è il quinto parametro che sono tutte le espressioni non manuali. A parte il labiale, è importante l'espressione del viso. Non si può
comunicare solamente con le mani, prescindendo dalle espressioni facciali. E questo ci ricollega a cosa diceva Marco Viola prima, vale per gli udenti, ma vale tutto per i sordi. E pensavo al ragazzino che segue un eventuale rientro a settembre a scuola, ho detto qui non possiamo lavorare. Penso anche ai suoi pomeriggi spesi andando dal logopedista, ho pensato subito al lavoro delle logopediste che non avrebbero potuto lavorare con una mascherina. L'ultimo giorno a scuola è stato il 4 marzo, già il 10 marzo ho pensato dobbiamo fare qualcosa, e era per me naturale pensare alla mascherina trasparente. E così, con l'aiuto di un amico, ho detto io ci credo in questo, dobbiamo farlo. E abbiamo depositato il brevetto, penso sia stato già fatto l'11 marzo, dovrei guardare la data, ma proprio subito. E pensavo un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, che tutto potesse essere più semplice. Probabilmente se avessi avuto la palla dietro in quel momento per poter capire che cosa avremmo affrontato dopo, forse avrei rinunciato. E allora forse questa è stata una fortuna, non sapere che cosa ci aspettava dopo, e così ci ha permesso di andare avanti. E l'idea c'è, perché l'idea è stata subito, cioè l'idea nostra è arrivata prima rispetto alla studentessa americana, poi è arrivata tutta questa pubblicità della studentessa americana con questa mascherina lodevole progetto, però a livello sartoriale. Io sin dal primo momento, probabilmente pensando a tutti i terapisti che avrebbero beneficiato da questa mascherina, l'idea sin dall'inizio è stata quella di una mascherina, non la semplice mascherina d'uso civile, ma l'idea era quella di fare una mascherina con il respirato totalmente trasparente, non ci deve essere niente, non devono coprirsi neanche gli zigomi. Immaginavo, senza conoscere le materie plastiche, qualcosa di rigido ma non troppo, che si accompagnasse al volto e che soprattutto non bloccasse il movimento degli zigomi. È totalmente trasparente, con i respiratori laterali, perché già ho capito subito che il problema poteva essere l'appannarsi della mascherina, soprattutto andando incontro alla stagione estiva, al caldo, e quindi doveva avere dei respiratori laterali trasparenti, anche quelli che lasciassero scoperto il viso, respiratori laterali e prese d'aria trasparenti, anche quelle ove possibile. Ci siamo messi alla ricerca subito delle aziende, abbiamo provato anche un po' con le istituzioni della città, però erano presi da altro e quindi non l'hanno considerato il nostro progetto. E beh, abbiamo detto beh, andiamo avanti, cominciamo con i mezzi di comunicazione, cominciamo con appunto a diffondere noi la notizia, e abbiamo visto che piano piano prendeva piede. Nel frattempo cercavamo delle aziende, il nostro sogno era quello di fare tutto giù in Sicilia, quindi ideatori e produttori. Però conosciamo le difficoltà del meridione, per quanto ci siano in questo momento aziende siciliane convertite alla produzione di mascherine, non erano pronte alla nostra mascherina. Così abbiamo provato a cercare. Perché nell'evoluzione a cui state lavorando adesso, potrebbe essere un FFP2? Sì, dovrebbe essere un FFP2, però con delle modifiche, perché ad esempio siamo arrivati al tavolo tecnico con l'azienda con cui siamo in contatto in questo momento, con delle prese d'aria che si possono aprire e chiudere interno e esterno secondo la necessità, cioè non sono delle prese d'aria libere, quindi diventerebbe un FFP3. Ah, addirittura FFP3, quindi potrebbe essere utilizzata dal personale medico quello lì a contatto con... Quello, nei primi giorni di Covid nella mia città c'è stato un ricovero, c'è stata una chiamata da parte di un sordo al 118 per altri motivi, aveva avuto dei disturbi al cuore. E raccontava della difficoltà, perché quando arrivava il 118 erano tutti con la mascherina, erano ancora i primi giorni di Covid, però il 118 arrivava con la mascherina, quindi
stato un problema perché non riuscivano a comunicare. Allora il sordo chiedeva di abbassarsi la mascherina, ma loro non se l'abbassavano. Così poi è andata avanti in ospedale e raccontava la sua esperienza veramente triste di non aver potuto comunicare con il personale medico. E quindi l'idea fin dall'inizio era quella di una mascherina a un livello superiore che potesse permettere al sordo di sentirsi libero di comunicare, soprattutto in ambienti importanti quali gli ospedali. Io già ho sempre sostenuto che in un ambiente ospedaliero ci dovesse essere un interprete. Il mio sogno è di avere un interprete in ogni ospedale, in ogni istituzione, alla stazione, all'aeroporto, almeno uno. Però questo è già avanti. Quindi l'idea della mascherina era una mascherina accessibile ai sordi, a chi lavora con i sordi, ma poi a tutti, perché tutti ne trarrebbero beneficio. È una mascherina valida per tutti. Già noi avremo il distanziamento sociale. Il Covid, anche quando finirà, speriamo presto, sicuramente apporterà dei cambiamenti al nostro comportamento, sociale. E allora il distanziamento sociale probabilmente rimarrà a lungo. Comunque ci segnerà nei rapporti con gli altri. E sì. Se mettiamo la mascherina che copre metà del nostro viso, è finita. E quindi penso che la mascherina trasparente dall'esigenza dei sordi cioè è un'esigenza di tutti. Io ricordo, sì. Io ne parlo. Su questa cosa torniamo anche proprio con Marco. Sì, nel frattempo vorrei provare a chiedere a Giuseppe che anche lui è interprete questo aspetto dell'importanza del viso anche nella comunicazione in lingua dei segni. Il viso è importante in lingua dei segni. Ci sono fra l'altro alcune domande anche poi anche per i sordi quando riguardano i sordi oralisti, però sulla lingua dei segni in particolare anche quando si comunica in lingua dei segni il viso è importante. Io ricordo che ci fu nell'ambito di un progetto di intelligenza artificiale che quando uno parlava lo trasferiva come testo e poi il tentativo era di farlo diventare lingua dei segni, il che tecnicamente è possibile, ma la critica che arrivava proprio dal mondo dei sordi unanime era: non si può fare, non si può immaginare che sia una macchina a segnare, perché la macchina non ha le espressioni facciali, le espressioni facciali sono parte della comunicazione. Allora a te che insegni la lingua dei segni, Giuseppe, chiederei di questo aspetto qui, per quanto stanno continuando ad arrivare messaggi, vabbè, dopo vediamo dopo. Paola, ti rispondo subito, dico a Paola che ci scrive sulla pagina, portiamo subito questo tuo messaggio in discussione. Torniamo sulla lista allora. Quindi diciamo è importante, in cosa è importante il viso quando si comunica in lingua dei segni, Giuseppe? Hai compreso, Giuseppe? Richiamiamo l'attenzione di Giuseppe. Ripeto la domanda. Ripeti la domanda. Ok, ripeti la domanda. Condividi questa cosa, tu che insegni, che sei un insegnante LIS, che appunto il viso è importante in cosa è importante nella LIS? Io voglio segnare per Gian Vincenzo, sì, voglio segnare questo nome e segno. E benvenuti, per la prima volta che io faccio questa esperienza, mi fa molto piacere questa esperienza. Benvenuto a te. Come la forma della maschera impedisce la visibilità.
la mascherina ha enormi difficoltà sociali per noi sordi. Dice, ricerca per una soluzione, c'è. Cioè, io non sono fiducioso, ripeto. Se per esempio tu, Vincenzo, domandi un piccolo esempio, ripeto, andando in Dio, nel 1979, si rifà circa 40 anni fa, chiedevo alle persone udenti di ripetere il labiale perché avevo bisogno di capire cosa mi stessero dicendo. Lis, che cos'è la lis? Tu mi riesci a spiegare che cos'è? Gian Vincenzo, è la lis? Tu che cosa sai della lis? Fatto detto. Lis, che cosa? Io... lis, che significa? Ti fa la domanda... È una domanda per me? Sì, è una domanda per te. Sì, quello che so della lis è che è una lingua che ha una propria grammatica, una propria sintassi e che si articola attraverso un sistema che è essenzialmente gestuale, che riguarda appunto l'occupazione dello spazio delle persone, e quindi attraverso questo sistema consente di comunicare sostanzialmente quei stessi concetti che si comunicano nella lingua parlata. E l'altra cosa che so è che la LIS comunica sul piano internazionale meglio delle lingue parlate, nel senso che c'è una maggiore sovrapponibilità dei segni in diverse lingue nazionali. Ti volevo interrompere un attimo, giusto? C'è differenza nella lingua dei segni, non è proprio così universale. Alissa significa accedere le mani, ok? Più l'espressione. Quindi si accede sia con le mani che con il sole e con la postura del corpo, in modo che per essere più visibile e lanciare il messaggio nel migliore dei modi. Quindi l'utilizzo della mascherina impedisce questa comunicazione, viene meno un elemento, cadono pure gli altri elementi, quindi nel complesso non riesco a essere comunicativo. Voglio dire, l'obbligo della mascherina è adatto per evitare il rischio di contagio, per una questione di salute, è vero, però difficoltà, la mascherina è salute, ripeto, quindi per noi sordi invece il problema non è solo questo, di salute, anche di comunicativo, della vita di tutti i giorni, fare la spesa, andare rivolgermi alle strutture sanitarie, queste sono le difficoltà. Risolvo il problema di salute, non il problema di comunicazione, quindi lo stesso non riesco a vivere con la mascherina. Noi sordi, perché gli utenti devono, perché il problema è che anche gli utenti devono usare mascherine trasparenti, perché bisogna pure prendere, perché noi segniamo anche con le espressioni facciali. Oggi per esempio in Italia non conoscono il problema dei sordi, non tutti sanno il problema dei sordi. La LIS dov'è? Cos'è la LIS? Per gli utenti molti devono, quindi hanno bisogno di inventare corsi di sensibilizzazione che possano comprendere le difficoltà dei sordi. Quindi riusciremo a fare sensibilizzazione, riusciremo pure a risolvere il problema della mascherina. E gli utenti troverebbero alternative. Molte grazie. Per esempio mia moglie è sordastra. Può continuare? Sì, sordastra indossa, pure quando indossa la mascherina ha pure difficoltà, pure che sordastra ha difficoltà a prendere chi le sta parlando la mascherina e va in confusione perché non riesce a fare la spesa bene, non riesce a comunicare, c'è pure il distanziamento sociale a una distanza di un metro, quindi questo complica la situazione, sempre distante più coperto, e ci chiudiamo nel nostro mondo. Così gli anziani sordi molti hanno ancora più difficoltà perché non riescono, infatti
soffrono molto e vanno facilmente in depressione, sono svantaggiati e si ritrovano rinchiusi in casa, perché se escono è la stessa cosa, non cambia nulla. Questi sono i molteplici problemi che riscontriamo noi sordi, e non è facile, non c'è una soluzione imminente su questo. Sì. Andiamo in panico, perché noi purtroppo la mascherina deve non essere contagiata al virus, e quindi bisogna usarla per forza. Voglio domandare una cosa, un altro esempio che volevo proporvi. Per esempio, conoscete Alice per comunicare con i sordi? Tipo, qual è Alice? Attraverso la scuola, attraverso lo sport, in ufficio? Quando mi trovate a chiedere una sono incontrata per la sorda? Per diffondere la Alice, comunicazione come quale? Boh, non lo so, piove. Io faccio vari segni di questi tempi. Oggi, virus, comunicazione, dove ci sono tanti aspetti dove io ho bisogno di comunicare con la Lissa. Sono le persone, per esempio vigili del fuoco, vigili urbani, polizia, carabinieri, che devono le forze dell'ordine imparare la Lissa. Già da questo è il punto di partenza, perché se non ci sorveglio, conosce la lingua dei segni, io posso intercedere con loro, se accettano significa che tutti potrebbero accettare la lingua dei segni e non si risolverebbe il problema della mascherina. Quindi problemi a monte, questione culturale. Sì, e proprio culturale, prima di rientrare con Marco, perché ritornerei poi con Marco sul tema più generale, però tra i messaggi, non so di quale delle due pagine dove siamo in diretta, c'è un dibattito e si sta riproducendo il dibattito che tutti quanti voi e le tre persone che sono adesso in diretta conoscono bene, fra gli oralisti e diciamo coloro che propendono per la lingua dei segni. Allora, certamente c'è un aspetto, vi giro alcuni messaggi così magari qualcuno di voi potrebbe rispondere. Paolo Attanasio ci scrive, questo è un intervento che è nato quando stava parlando Antonella. Lei sta parlando di un ragazzo che è iscritto alle superiori e usa esclusivamente la LIS. Il ragazzo non ha seguito, non ha fatto riabilitazione, e quindi non è oralista e non ha fatto riabilitazione, quindi non utilizza il diaframma per produrre suoni e non legge il labiale. Dottor Nicodemo, facciamo attenzione a non far passare un messaggio errato sulla sordità. La maggioranza delle persone sorde non usano i segni, attenzione a non creare interventi discriminatori favorendo una modalità comunicativa non scelta e compresa dai sordi. Attenzione, in effetti il mondo dei sordi in questo è molto variegato. Paola si spinge a dire, vorrei che vi documentiate sull'argomento linguaggio e non lingua. Invece Sara interviene dicendo il contrario, no, ma che dici? Non è linguaggio, ma LIS significa lingua dei segni italiana. Interessante questo scambio che c'è stato, diciamo, adesso era un po' laterale rispetto al tema che stavamo discutendo, però mi piace molto riportarvelo sul tavolo, magari qualcuno di voi vuole dirci una parola, perché richiama appunto ad un dibattito storico che io sappia, diciamo, a data decenni, forse forse ormai c'è pure un secolo, che appunto, diciamo, è dentro una comunità che chiaramente è una comunità, per quanto riguarda soldi, di diverse centinaia di migliaia di persone, e quindi in cui c'è un dibattito anche molto vivo rispetto alle modalità di comunicazione. E insomma, è questa cosa. Tu vorresti intervento sulla lista sui sordi, segnanti e oralisti. Vorrei fare un intervento all'ultimo per concludere, in modo che è una domanda provocatoria per un prossimo incontro. Noi fallo adesso, dai, che ti segni Antonella. Allora, ok. Voglio dire solo una cosa. Chi? Antonella, abbi pazienza, dovresti segnarlo. Allora, per esempio, ci sono
sono persone come Giuseppe, persone sorde come Mosca, che non sono artisti, perché hanno difficoltà proprie, anche se sono molto bravi a comunicare, ma loro senza i segni, il messaggio solo labiale non arriva al 100%. Loro si sforzano molto per comprendere solo il labiale. Lui mi dice, molte volte gli udenti labiali, scusa, non ho capito, puoi ripetere, e uno e due, ripeti, e vedi? Hey. No, non è, non, in verità c'è stato un problema di connessione, Giuseppe, che riguarda. Si arriva? Ok. Allora, Giuseppe, Mosca, loro, sordi, non solo oralisti, segni, perché? Perché? Più segni, perché? E perché segni? Perché segni? Per più facile per voi comprendere il messaggio, senza segni, solo oralista, facile equivoco, e tu mi hai detto prima, sempre chiedi, scusa, puoi ripetere? Perché io, è molto impegnativo guardare il labiale, tante parole, tanti vocaboli, poi ognuno c'ha una voce differente, difficilmente riesce a comprendere. Quindi io dico alla comunità sorda oralista, abbiate rispetto per i sordi che non sono così fortunati come loro, che parlano in maniera molto chiara. Molti sordi segnanti, perché non parlano chiaro. E come fanno a comunicare? Voi che siete sordi oralisti, posso intervenire? Appoggiate, appoggiate chi segna. E quindi ragazzi, non siate egoisti. Allora, Roberto, io solo orale. E però se incontri un sordo che non riesce a comunicare con labiale, ha bisogno che lo segni, che fai? Dici no, inimmaginato. Ti comporti come gli utenti che non accettano, di non riconoscono la lista, non riconoscono il sordo per comunicare. Cambiano strada, vanno dall'altro lato. Invece per concludere, volevo dire... io non voglio... Ok, quando incontri un sordo che segna, che fai? Dici Roberto, non voglio comunicare te. C'è una difficoltà con la con la telecamera. Paola, non è vero che non esiste una comunità, esiste la comunità dei sordi, non ci scrive, non esiste una comunità sorda, credo che faccia riferimento al fatto che l'ho detto io. Esiste, come no, non esiste la comunità dei sordi, esiste benissimo, c'è una anche su internet è una comunità che comunica al suo interno in maniera molto viva, molto molto vivace. Anche il dibattito che stiamo dicendo, qui faceva riferimento Roberto fra oralisti e sostenitori della LIS, è proprio un dibattito che certamente si sviluppa nella comunità dei sordi, dove vuoi che si sviluppi, insomma, certo che c'è una comunità della comunità dei sordi. No, poi certo c'è un mondo che è un mondo. Antonella, stavi dicendo qualcosa prima? Paola, il ragazzo che io seguo, lui segue una riabilitazione ed è bravissimo a comprendere il labiale e parla benissimo, lui segni, li usa poco, è proprio per questo che la mascherina serve trasparente, proprio perché lui utilizza meno la lingua dei segni. Il ragazzo che seguo io è oralizzato, ha fatto una bellissima terapia logopedica, è bravissimo, sono orgogliosa di lui. Lui riesce a comprendere bene il labiale dei docenti curriculari e lui ha una buona esposizione linguistica. Ma proprio per questo, se mettiamo la mascherina coprente ai docenti e lui, come si capiranno? Proprio perché lui usa poco la lingua dei segni. Perché lui segue, ha delle buone protesi e un buon residuo uditivo, ma lui il residuo uditivo, cioè maggiora la sua comprensione uditiva con il labiale. Quindi se i docenti curriculari metteranno la mascherina coprente, lui non vede il labiale. Scusa, vuole fare un... intervento. Giuseppe chiede... Che la mascherina coprente è una difficoltà, è proprio per quello, perché...
Cioè, quindi non capisco l'osservazione che è stata fatta. È ancora più importante per i sordi oralizzati, per quanto abbiano un buon residuo uditivo. Il residuo uditivo così viene dimezzato del 50%, proprio perché non c'è la comprensione labiale da entrambe le parti. Sì, molto, molto opportuno, condivido. Giuseppe voleva aggiungere qualcosa? E poi andiamo a Marco, che veramente ringrazio della pazienza. Che... Scusami, voglio rispondere a questo intervento. Antonella, farei entrare Marco perché sta là dietro. C'è la comunità, esiste la comunità. Perché vi faccio il cambio? Ti saluterei perché bisogna avere diciamo, vabbè, poi ci salutiamo al termine. Questa è una mancanza di rispetto ai sordi segnanti, perché esiste la comunità dei sordi, li identifichiamo in quella. Io c'ho il problema, tu vuol dire che tu mi chiudi le porte in faccia, quindi la tua affermazione è più grave della mascherina. Fortunato che il uditivo è a comunicare con labiale, invece ho difficoltà di riutilizzare il labiale, ho bisogno anche della lingua dei segni, bisogna avere questo di rispetto, è una di rispetto chi è in situazione più grave, infatti ho detto. Perché parla bene? Perché c'è un esigo uditivo che ti aiuta. Poi c'è chi diventa sordo e chi nasce sordo. C'è anche quell'aspetto. Chi sordo profondo, chi sordastro. C'è tante tipologie. Quindi io accolgo te. Alcuni escono, sarebbe benissimo la propria voce. Alcuni. Altri che non sentono col supporto apparecchio, con l'impianto cocleare e chi è completamente sordo. Insieme facciamo parte tutti della stessa comunità e c'è la legge che ci tutela su quello. E quindi bisogna avere rispetto per tutti. E quindi per chi ha bisogno della lista bisogna appoggiare la lista. Non bisogna immaginare. Quindi bisogna essere aperti mente su questo. Sordo muti, fai lo sordo muti, cieco lo butti via, allora a questo punto se tu non accetti questa realtà, questa identificazione di ogni persona dobbiamo avere rispetto, siamo tanti di noi con tante difficoltà, ognuno ha il modo suo, dobbiamo vivere in comunità insieme, interagire insieme e darci gli strumenti opportuni per comunicare liberamente, non etichettarci, metterci da parte. Nel 2020 bisogna avere una mentalità più aperta anche fra noi sordi. Sanremo, per esempio, Sanremo Lissa, pochi mesi fa, per la prima volta, noi sordi abbiamo percepito le emozioni come voi per tanti anni avete seguito Sanremo, anche noi abbiamo seguito Sanremo, pure questo ci è donato, grazie alla lingua dei segni. Noi da distanza vediamo la trasmissione con la banca, abbiamo tutti la lingua dei segni, diciamo, a comprendere. È grazie alla lingua dei segni che si è trasferita queste emozioni dalla televisione a noi. È giusto? Ci sta la comunità dei sordi. Aspetta, vogliamo suddividere ultimamente i sordi. Invece siamo tutti sordi, il rispetto fra un sordo e un altro, fra una tipologia di sordo e un'altra tipologia di sordo. Grave, meno grave. La lista... c'è chi segna, questa è okay, evitiamo queste situazioni, evitare situazioni. No, ma io credo che il dibattito con la collega fosse diciamo attinente a quello scambio che diciamo, proprio sul merito, cioè da un lato chi ritiene che sia valida la comunicazione oralista e dall'altro chi sia valida la comunicazione in LIS e tornerei a Marco e vorrei provare a riprendere questo filone che è quello della gestione della comunicazione in generale dico in presenza della mascherina, di quanto la mascherina sia limitante anche per tutti quanti noi, anche per chi ci sente bene,
e soprattutto rispetto a quelle che sono le professioni d'aiuto, perché questo canale è un canale seguito, adesso ci sono una ventina, almeno una ventina di persone su, in questo istante su, su Accento alla Pedagogia, e suppongo di solito sono di più sul canale, che ci seguono dal canale dal canale Facebook della PEI. Allora, quello che ti girerei come domanda, Marco, è come ne possiamo uscire secondo te? Cioè, noi andiamo verso certamente mesi in cui non avremo le mascherine a disposizione, perché arrivino le mascherine in commercio ci vuole ancora un po' di tempo, perché poi quelle mascherine arrivino a chi come me lavora a contatto con l'utenza è ancora più, come devo dire, ci vorrà ancora più tempo, e intanto però evidentemente noi non possiamo, insomma, il lavoro educativo si sostanzia di comunicazione. E allora mi chiedo, non so, insomma, come ce ne possiamo uscire? Insomma, noi domani, il 3 maggio, siamo fuori. I centri diurni sono aperti e ci abbiamo le mascherine. Come faremo, secondo te, a comunicare relazione, come devo dire, a stare in relazione in questa cosa? Lo chiedo più al filosofo, diciamo, che al tecnico del viso, diciamo. Non ho buone notizie a portata di mano, perché per esempio ho sentito la testimonianza in diretta di alcuni psicoterapeuti che fanno un lavoro per certi versi vicino al vostro, e loro si trovano in questo dilemma tra scegliere se vedere i propri pazienti con la mediazione di uno schermo, quindi vederne solo il volto con tutti i limiti che stiamo esperendo adesso di comunicazione a distanza, e d'altro canto l'alternativa è vedere i pazienti magari anche in presenza, ma di nuovo, cosa stai vedendo adesso di me? E per loro, come credo per voi che siete pedagogisti, educatori, che lavorate nel sociale, la comunicazione non verbale è altrettanto, forse più importante di quella verbale. Ora, questo ci insegna soprattutto che normalmente noi comunichiamo utilizzando e la faccia e il corpo e la voce. Siamo per fortuna animali molto resilienti e adattabili, noi esseri umani. E uno degli pochi articoli che mi ha dato speranza nella mia nottata a dire ma allora come funziona, come si fa, è un articolo che studia i bambini. Cosa succede? Hanno studiato che i bambini con degli occhiali da sole, che si vedono dei volti coperti da occhiali da sole o da una mascherina, questi bambini hanno meno difficoltà degli adulti a riconoscere l'emozione del volto. Perché? Perché noi da adulti, ma anche già verso gli 8 anni, i 9, acquisiamo una routine, cioè noi fissiamo subito gli occhi, poi ci guardiamo la bocca in certi casi, abbiamo delle strategie consolidate, ci siamo già a 10 anni siamo diventati abitudinari sul leggere i volti. Per fortuna i bambini sono abbastanza plastici ancora da non aver imparato, quindi tutti quanti, e sarà un esperimento colossale, dovremmo disimparare a leggere le emozioni come le facciamo di solito, e dovremmo imparare la grande lezione della comunità sorda o delle comunità sorde. Io non lo so, non voglio entrare in questo dibattito, ma da profondo ignorante imparo e ammiro questa lezione. Loro non avevano a disposizione un canale, che era quello della comunicazione verbale orale, e sono riusciti a costruire degli strumenti di comunicazione alternativa. Questo per me è il più bel messaggio di speranza, perché noi tutti dobbiamo imparare da loro, finché non arriveranno le mascherine trasparenti, ma spero presto, e il vaccino ovviamente, quello lo spero ancora di più, ma fino ad allora impariamo da loro a comunicare le emozioni anche attraverso altri canali. Per fortuna, a differenza di quello che dicevano alcuni psicologi di fine Novecento,
non è vero che la comunicazione delle emozioni è fissa. È molto simile, sì, in tutto il mondo. Ci sono delle grosse radici comuni tra umani, forse addirittura con le scimmie, i primati, ma possiamo caratterizzarla, possiamo metterci un po', possiamo inventarci una cultura emotiva e di comunicazione che sia diversa e quindi usare il tocco e quindi usare dei gesti più plateali e possiamo sfruttare, dobbiamo sfruttare al meglio tutti gli altri canali che abbiamo per comunicare le nostre emozioni. Se no, il distanziamento sociale continuerà finché avremo una mascherina che copre il volto, che è il primo canale. Impariamo dai sordi, tutti quanti, hanno molto da insegnarci. Molto complimenti, ecco, questo è un argomento. Io lo condivido sempre quando organizzo corsi di sensibilizzazione. Perché gli utenti siamo abituati... Mi sento... Roberto, l'audio è veramente pessimo. Problema di linea. Marco ha detto una cosa grandiosa che io lo ripeto sempre. Antonella, forse diciamo ci può aiutare lei. Sì, facciamo così. Allora, niente, ti faccio uscire un'altra volta. Marco, giù pazienza. Vai, Antonella, potresti segnare Roberto? Allora, quello che dice Marco l'appoggio pienamente, perché io già lo sto facendo nei vari corsi di sensibilizzazione. Noi udenti siamo abituati anche a gesticolare per essere più comunicativi, per lanciare meglio il messaggio, per esprimere meglio le proprie emozioni. Lo facciamo quotidianamente, però ci capita di utilizzare sempre lo stesso gesto per tanti termini. Grazie alla lingua dei segni, come educarci nel gesticolare e cercare di utilizzare il segno più appropriato al messaggio che vogliamo lanciare. Questo già è un punto di partenza. Educhiamo le nostre espressioni. L'esempio del bambino e dell'adulto. Grazie, Roberto. Quindi la stessa cosa anche con la lingua dei segni. Dovremmo un passo indietro. Sì, questo è un primo aspetto. L'altro aspetto che diceva Marco era, che emergeva nel suo intervento, era si può, come devo dire, lavorare sulla rimodulazione della voce. Roberto, abbi pazienza, dovresti ricominciare a segnare. Sì. Ah, sta segnando Antonella. No, perché io... Esatto. Si può lavorare sulla rimodulazione della voce, per esempio. Cioè, l'altro aspetto è come ci muoviamo, anche in qualche modo il contatto, per quanto, diciamo, l'uso del contatto... Cioè dobbiamo rimpararci, è molto interessante quello che diceva Marco, ad esprimere emozioni. Su questo articolo, se fosse possibile condividerlo, sarebbe interessante, Marco, almeno se potessi leggerlo io, sul questo qui in cui dicevi, in cui parlavi dei bambini e, diciamo, della capacità di riadattarsi meglio degli adulti. Ci stiamo avviando alla conclusione. Giuseppe mi ha chiesto di intervenire. Dici Giuseppe, vai. Giuseppe? Roberto? Sì. Interpreto. Allora, Antonella, faccio messa in voce. Sì, ok. Allora io faccio uscire Roberto e Vincenzo in modo tale che si veda meglio. Stavo pensando a quello che hai detto tu, Gian Vincenzo, come modificare le nostre abitudini. Ad esempio, gli udenti provano, infatti, con gli occhiali e noi con la mascherina che non riusciamo a comunicare, come pensi che possiamo risolvere? Quindi facciamo che voi utenti vi mettete degli occhiali scuri così non vedrete più niente e noi mettiamo la mascherina. Come pensi possa esserci una soluzione per comunicare? È come se fosse uno scambio di difficoltà comunicative. Come pensi che possiamo risolvere? Io ho fatto questa diretta proprio perché
perché non ho risposta a questa, a questa domanda. E io spero molto nella mascherina trasparente, però non ho risposta, insomma, su questo. E credo che il fatto di non avere a disposizione il volto, questo dicevo, Giuseppe, è un problema enorme anche nella comunicazione tra utenti, e questo veramente mi mette in grossa difficoltà, perché io sono un educatore e la relazione e la comunicazione sono una parte essenziale del mio lavoro. Bene, sì, infatti è vero, è quello che dico io. Le difficoltà ci sono tra persone, è inutile dividerci, dobbiamo essere tutti insieme, dobbiamo costruire insieme l'obiettivo della mascherina accessibile e dobbiamo collaborare. Bene. C'è un altro messaggio su questa cosa dell'oralismo, e ve lo proietto. Dice: sono un sordo oralista che è stato educato verso la parola, non ho mai avuto bisogno della LIS per comunicare con gli altri, non ho mai avuto bisogno di insegnanti di sostegno durante il mio percorso scolastico, perché gli insegnanti erano informati sulla mia sordità e sapevano che dovevano parlare con la faccia rivolta a me affinché con l'ausilio delle labbra e della voce potessi comprendere. Non comprendo questa battaglia sul riconoscimento della LIS, quando quelli che hanno bisogno veramente, mannaggia, e ahimè non riusciamo a vedere il resto. E ancora torna questo tema, non è il tema della diretta, però a questo punto ci torniamo perché vedo che la questione diciamo dell'utilizzo dell'uno o dell'altra modalità comunicativa nel mondo sordo è una questione molto che infiamma le persone ed è, insomma, interessante per noi certamente udenti. È importante informarci su questo dibattito. Comunque grazie Paolo, grazie a Paola e grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Credo che ci possiamo salutare, lasciatemi ringraziare a questo punto, li faccio entrare tutti così ci salutiamo tutti quanti insieme. Lasciatemi salutare tutti coloro che hanno partecipato a questa diretta e anche insomma, le diverse centinaia di persone che hanno seguito parti o tutta la diretta di oggi, e grazie anche a tutti coloro che sono intervenuti con i loro commenti preziosi, perché ci aiutano a ragionare, ci aiutano anche a orientare questi momenti che stiamo facendo. Grazie ad Antonella Damoli, grazie a Marco Viola, grazie a Vincenzo Mosca, grazie a Roberto Cesarano, grazie a Giuseppe, oddio Roberto, ricordami il cognome, Giuseppe? Allora, Giuseppe, qual è il cognome? Sclafani. Ok, grazie. Grazie di averlo segnato. Ecco, un saluto a tutti quanti voi e niente, insomma, continuiamo a dibattere tra i commenti. C'è ancora un ringraziamento da parte di Evaristo Cicatiello. Insomma, ci sono stati tanti altri commenti, io non sono riuscito a citarli tutti. E insomma, ci vediamo nella prossima diretta. Ciao a tutti. Ciao.